Continuiamo i nostri tutorial per quanto riguarda Lightroom e una volta che abbiamo completato tutto il nostro lavoro di organizzare le nostre immagini, di modificarle, abbiamo visto in sviluppo come modificarle, eccetera, adesso dobbiamo esportarle, perché in Lightroom non possiamo salvare le immagini come Photoshop, ma dobbiamo appunto esportarle. Quindi una volta che abbiamo selezionato alcune immagini in libreria, clicchiamo su esporta. Adesso ad esempio prendiamo questa immagine, questa, quest'altra, questa qui, facciamo così 4, 5, quindi andiamo a prendere un'altra immagine, ad esempio vediamo un po', questa. Adesso le andiamo quindi a esportare. Nel pannello qui di sinistra abbiamo esporta. Clicchiamo su esporta e si apre, vedete, questa finestra dove dobbiamo decidere come esportare, cioè dove esportare, unità disco rigida o email, in CD, DVD oppure tramite dei plugin che Lightroom ha trovato nel mio computer. Quindi lasciamo unità disco rigido. Poi possiamo esportarla naturalmente in una cartella, e qui dobbiamo decidere cartella specifica oppure stessa cartella foto originale, in documenti, in utente, in cartella immagine, e possiamo per esempio salvarla in cartella immagine. Poi metti in una sottocartella, mettiamo in una sottocartella e scriviamo prova esportazione. Poi aggiunge a questo catalogo, noi possiamo aggiungere le immagini che salviamo a questo catalogo, perché ad esempio se abbiamo delle immagini RAW vogliamo poi ritrovarcele nel formato che le salviamo come JPEG. Qui come file esistenti lasciamo, vedete, richiedi cosa fare, oppure segni un nuovo nome per il file esportato, sovrascrivere senza avvertenza e mettiamo ignora. Poi dobbiamo denominare i file, quindi rinomina in, poi nome file, e qui vedete abbiamo vari, tutte le nostre immagini hanno nomi differenti, oppure possiamo scegliere se dare un nome personale, una sequenza, e scegliamo appunto nome personale con sequenza. Nome personale, qui mettiamo il testo personalizzato e mettiamo, sono immagini tutte che riguardano Comacchio, mettiamo Comacchio, e poi numero d'inizio, mettiamo numero 1, e qui vedete abbiamo un esempio Comacchio, poi lignetta 1.jpg. Andiamo avanti, qui video non ne abbiamo, quindi questa finestra la possiamo anche chiudere, e poi abbiamo impostazioni file, come vogliamo formare, come vogliamo salvare le nostre immagini, in che formato, e lasciamo JPEG, però vedete abbiamo varie possibilità. La qualità possiamo mettere la massima, 100%, poi spazio colore, e qui decidete voi, però dice, direi che la salviamo in Adobe RGB 1998. E poi possiamo avere un limite di dimensione file nel caso che volessimo esportare per il web. Quindi andiamo sotto, andiamo a vedere le altre finestre, troviamo il ridimensionamento immagine, e qui possiamo ridimensionare le nostre immagini sia in larghezza che per altezza, possiamo anche selezionare non ingrandire, e qui a seconda delle vostre necessità naturalmente. Poi abbiamo la nitidezza, ma direi che qui lasciamo perdere, perché se abbiamo già elaborato le nostre immagini abbiamo già dato anche la nitidezza, poi lasciamo così come sono impostate. Però vi faccio solo vedere che nitidezza per abbiamo per schermo, per carta opaca, carta lucida in caso di stampa. Abbiamo poi i metadati, e qui scegliamo, vedete, ho tutti i metadati o sul copyright, eccetera, decidete voi, anche qui è tutto molto intuitivo naturalmente. Altra possibilità è la filagrana, possiamo inserire una filagrana, e qui filagrana e copyright semplice, oppure quello che avevamo inserito prima, copyright Daniele, vedete che abbiamo già visto in un precedente tutorial. Oppure possiamo anche modificare la filagrana, entriamo nella nostra finestra dove possiamo appunto modificarla, anche questo l'abbiamo già visto. E qui mettiamo filagrana di copyright semplice. Poi post elaborazione, dopo l'esportazione non fare nulla, oppure mostra e espone risorse, apri Adobe Photoshop CC 2018, vai in un'altra applicazione, vai in cartella Export Action. Quindi lasciamo così, non fare nulla, e possiamo decidere adesso di esportare il tutto. Comunque,
Queste impostazioni, prima di andare a salvare tutte le nostre immagini, noi possiamo salvare tutte queste impostazioni per altri utilizzi. Adesso qui possiamo fare aggiungi, aggiungiamo un nome predefinito, ad esempio stampa immagini mie, e poi nella cartella la possiamo inserire in predefinito utente, facciamo crea. Ecco qui che adesso in predefinito utente abbiamo stampa di immagini mie e sappiamo che abbiamo questo tipo di impostazioni. Oppure se salviamo per esempio in file PNG o file o altri formati, possiamo scrivere salvataggio, esportazione PNG, eccetera. Come notate, qui abbiamo anche dei predefiniti, però vedete, per quanto riguarda la gestione dei plugin, HDR FS Pro 2, Photomatics, questo poi lo vedremo in un altro tutorial. E ci siamo pronti per salvare, quindi per sempre, mi sbaglio sempre, dico sempre per salvare, ma esportare. Quindi esportiamo le nostre immagini, qui, eccolo qua, vedete, esporta file qui su in alto, viene visualizzata la barra e naturalmente qui adesso ha già finito di esportare. Andiamo a vedere adesso la nostra cartella ed ecco qua che in immagine abbiamo prova esportazione, le nostre immagini che sono state esportate da Lightroom. Direi che è tutto molto semplice, molto intuitivo, quindi fate le vostre prove e continuiamo poi con i nostri tutorial. Ci vediamo, arrivederci.